La sentenza della Corte Suprema statunitense che dà a Donald Trump una parziale immunità che inciderà sui processi a suo carico. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea che da ieri tocca all'Ungheria, il paese più euroscettico dei 27, e i problemi che questo può creare. E la festa illegale nella riserva naturale dell'Isola delle Femmine che ha indignato non solo la Sicilia. È martedì 2 luglio e di queste storie parliamo nella puntata di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Francesco Giambertone. I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision, we're very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together. Voglio iniziare ringraziando la Corte Suprema per la sua decisione unanime di oggi. È stata una decisione molto importante. Penso che contribuirà notevolmente a riunire il nostro paese. Lo scorso 5 marzo Donald Trump aveva commentato così la sentenza che aveva stabilito con voto unanime che l'ex presidente fosse candidabile, annullando il tentativo del Colorado e di altri stati di escluderlo dalle primarie per il suo ruolo nell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Ieri la stessa Corte, l'organo giudiziario più importante degli Stati Uniti, ha pronunciato un'altra sentenza su Trump, ancora più importante. I giudici dovevano stabilire se l'ex presidente degli Stati Uniti avesse diritto a un'immunità totale oppure no. Come mi ha raccontato Andrea Marinelli, inviato a New York, i giudici non gliel'hanno concessa, ma gli hanno fatto un discreto favore. Ieri la Corte Suprema ha concesso di fatto a Donald Trump un'immunità parziale facendo una distinzione fra gli atti ufficiali e non ufficiali. I primi sono quelli che compie nell'esercizio delle funzioni del potere esecutivo e su quelle il Presidente degli Stati Uniti ha un'immunità assoluta. I secondi invece sono quelli non ufficiali, quindi non ha un'immunità. Per capire però se un presidente quindi ha diritto all'immunità oppure no in un singolo caso, bisogna distinguere fra le azioni ufficiali e non ufficiali. Questa è una differenziazione che non è mai stata fatta da nessuna corte e che di fatto il Tribunale Costituzionale americano rimanda ai tribunali distrettuali per ogni singolo caso. Per capire come si era arrivati fin qui, bisogna fare un rapido ripasso della recente storia giudiziaria dell'ex presidente degli Stati Uniti. Donald Trump è sotto processo in 4 grandi casi. Il primo è quello per cui è stato già condannato a New York e siamo in attesa di sentenza. Cioè il caso in cui è accusato di aver comprato il silenzio dell'attrice porno Stormy Daniels su una loro relazione, vicenda su cui una giuria popolare lo ha condannato per tutti e 34 i capi d'accusa e l'11 luglio scopriremo a quale pena. Si va dalla libertà vigilata fino a 4 anni di carcere. E poi ci sono gli altri 3. Uno in Florida sulla questione dei documenti riservati che sono stati ritrovati a Mar-a-Lago. Il terzo è in Georgia nel tentativo di ribaltare l'esito delle elezioni e il quarto è a Washington per la stessa questione e l'attacco del 6 gennaio, l'insurrezione del 6 gennaio che deve stabilire la sua responsabilità nel fomentare la folla di fatto. In quest'ultimo caso gli avvocati di Trump si erano appellati alla Corte Suprema sostenendo che il presidente avesse diritto all'immunità quando è nell'esercizio delle sue funzioni e la Corte Suprema in questo caso aveva deciso di ascoltare le argomentazioni e quindi di esprimersi. E i 9 giudici hanno stabilito che il presidente ha diritto all'immunità quando compie atti ufficiali, mentre non ne ha diritto quando gli atti non sono ufficiali. In sostanza, gli avvocati di Trump speravano che la Corte dicesse: se un presidente è in carica, non è perseguibile per qualsiasi cosa faccia nell'esercizio delle sue funzioni. I giudici, con 6 voti a favore e 3 contrari, tra cui una giudice che ha commentato la sentenza dicendo di essere preoccupata per la democrazia, hanno scelto una via intermedia. Immunità per tutti gli atti ufficiali da presidente, ma non su quelli non ufficiali. E quindi le pressioni che ha fatto sul vicepresidente Mike Pence per evitare che lui certificasse l'elezione di Biden, su questo sarà il tribunale distrettuale ad esprimersi. Lo stesso sulle pressioni fatte da Trump al di fuori del ramo esecutivo, quindi contro funzionari statali, come ad esempio era stato in Georgia. Anche in questo caso sarà il tribunale distrettuale a decidere se era nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.
Sul caso dell'assalto al Congresso del 6 gennaio sarà una giudice di Washington a stabilire quali azioni di Trump quel giorno furono atti ufficiali e quali no. Insomma, che cosa ha fatto quel giorno il presidente Trump per sobillare la rivolta a Capitol Hill? La Corte dice che consiste per lo più nella comunicazione fatta da Trump nei tweet e nel suo comizio. E sulla comunicazione, spiega la Corte, il presidente ha poteri straordinari per parlare ai cittadini. Allo stesso tempo, però, anche in questo caso, la Corte rimanda al tribunale distrettuale per valutare se lui stava parlando come presidente in carica oppure se stava parlando come candidato o come leader di partito. Stando così le cose, al processo sul 6 gennaio 2021 si aggiunge un altro passaggio in tribunale, il che ridurrà ulteriormente le possibilità che arrivi una sentenza prima delle elezioni di novembre. Io credo che sia una sentenza in cui i giudici usano delle parole molto accurate per non prendere di fatto una posizione generale. Per Trump comunque è una mezza vittoria, perché ritarda sicuramente il processo in corso a Washington, e considerando che la giudice aveva promesso agli avvocati 3 mesi di valutazioni prima di riprendere il procedimento, si slitta sicuramente dopo l'estate, poi i tempi diventeranno molto stretti per arrivare al giudizio e alla sentenza prima delle presidenziali. Quindi di fatto da questo punto di vista per Trump è una mezza vittoria. Allo stesso tempo però non gli garantisce l'immunità assoluta e il processo probabilmente andrà avanti. The presidency does not mean that you're the boss of Europe. The presidency means that you're the one that has to make the compromise. La presidenza di turno non significa che sei il capo dell'Europa, significa che sei quello che deve fare il compromesso. Ed è una posizione in cui è interessante trovarsi, almeno una volta nella vita. Quindi posso sicuramente consigliarla al signor Orbán. Il primo ministro belga Alexander De Croo aveva scherzato così in vista di quello che sarebbe successo ieri a Bruxelles. Da lunedì 1 luglio l'Ungheria è il paese presidente di turno dell'Unione Europea per i prossimi 6 mesi, ereditando il ruolo proprio dal Belgio. È un compito che a turno spetta a tutti gli stati membri, una volta ogni 13 anni e mezzo. In sostanza, da qui a dicembre, i ministri ungheresi presiederanno tutte le riunioni del Consiglio dell'Unione Europea. E non è una cosa da poco, visto il rapporto molto complicato che il governo di Orbán ha con l'Europa. Francesca Basso, corrispondente del Corriere da Bruxelles, mi ha raccontato che per capire il significato di questo ruolo bisogna partire dai nomi delle istituzioni europee, che spesso si somigliano anche se fanno cose diverse. C'è il Consiglio europeo che riunisce i capi di Stato e di Governo ed è presieduta fino a dicembre da Charles Michel. E poi c'è il Consiglio dell'UE, sembra lo stesso nome ma una cosa diversa, perché sono le riunioni dei ministri dei 27 paesi europei. Bene, queste riunioni vengono presiedute a rotazione ogni 6 mesi da uno Stato membro e questa è la presidenza del Consiglio dell'UE. Dal 1 luglio l'Ungheria prende questa presidenza e la terrà fino al 31 dicembre. Prende il testimone dal Belgio, che ha coperto i primi 6 mesi di quest'anno. Nei mesi passati c'erano state delle preoccupazioni sul fatto che a ricoprire questo ruolo toccasse all'Ungheria, che nelle sedi europee tende a mettersi di traverso, più che aiutare a trovare delle soluzioni condivise. Ma il momento in cui cade questo turno di presidenza sembra fatto apposta per non dare agli ungheresi la possibilità di fare grossi danni. Questo è anche un semestre particolare perché arriva dopo le elezioni europee, quindi è un semestre in cui si va a costituire la nuova commissione. Questa sarà l'attività principale, con le audizioni dei commissari designati al Parlamento europeo e poi il voto finale dell'intera commissione. Dunque si tratta di 6 mesi che non vedranno dossier legislativi importanti sul tavolo e questo crea meno apprensione tra gli stati membri. Ma che cosa fa esattamente la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea?
La presidenza ha il compito di agire come honest broker, quindi come un soggetto super partes nell'organizzazione del lavoro, nell'organizzazione dei dossier sui quali il Consiglio deve prendere delle decisioni. È anche responsabile dell'ordine del giorno delle varie riunioni e per riuscire a trovare gli accordi è necessario un forte lavoro negoziale da parte delle presidenze di turno per mettere insieme le varie posizioni dei diversi stati membri. Un ruolo difficile se pensiamo che la maggior parte delle volte quando si tratta di avere decisioni all'unanimità l'Ungheria pone il veto. Questa caratteristica non è il profilo ideale per cercare di raggiungere il compromesso. Con un gioco di parole, a Bruxelles si dice che quella ungherese sarà una presidenza di lotta e di governo. Di governo a Bruxelles, dove i rappresentanti dell'Ungheria cercheranno di svolgere il ruolo di honest broker, e di lotta a Budapest, dove il premier Orban continuerà le sue battaglie contro l'Unione Europea per trasformare o modificare le politiche dell'Unione Europea, riducendone l'influenza e aumentando il potere dei singoli stati. C'era stato addirittura chi nei mesi passati aveva ipotizzato di escludere l'Ungheria dal suo turno di presidenza, una mossa che sarebbe stata estrema e forse, secondo Francesca Basso, potenzialmente controproducente. Prima di tutto da un punto di vista politico, perché comunque l'Ungheria è un paese dell'Unione Europea. I paesi non sono riusciti ad andare fino in fondo con il famoso articolo 7 chiamato l'arma nucleare, che prevede di sospendere i diritti di adesione di un paese e quindi principalmente il diritto di voto in seno al Consiglio. Addirittura togliere la presidenza sarebbe stato veramente un gesto estremo e nessun paese alla fine sarebbe stato disposto ad arrivare a tanto. È chiaro che ipotizzare una soluzione di questo genere è un modo per fare pressione sull'Ungheria perché nei mesi passati sbloccasse alcuni dossier che continuava a tenere bloccati, in modo particolare le decisioni relative agli aiuti finanziari all'Ucraina e anche all'allargamento. Questa musica, suonata a tutto volume, ha fatto da colonna sonora a un party molto esclusivo in un luogo straordinario. Un isolotto brullo con i resti di un'antica torre saracena, visibile dall'autostrada che da Palermo porta a Mazara del Vallo, non lontano da Capaci, il luogo dell'attentato a Giovanni Falcone nel 1992. La festa, ripresa in un video da uno dei partecipanti, era illegale, come mi ha raccontato Lara Sirignano, che scrive di Sicilia per il Corriere della Sera. Una motovedetta della Capitaneria di Porto, che faceva un servizio di controllo nella costa palermitana, avvicinandosi a un isolotto che è di fronte a un paese che si chiama Isola delle Femmine, anche l'isolotto si chiama Isola delle Femmine, ha notato verso l'ora del tramonto di sabato un centinaio di persone che ballavano, festeggiavano, bevevano sull'isola. Peccato però che l'isola è una riserva naturale protetta dove nidificano una serie di uccelli, molti dei quali protetti pure loro, per cui la motovedetta ha immediatamente chiamato la finanza, che è competente per questo tipo di accertamenti, che è arrivata sull'isola e ha identificato tutti i partecipanti a questa festa e ha scoperto che si trattava di una festa di compleanno organizzata da due medici palermitani, due fratelli gemelli che si chiamano Vito e Antonio Triolo, e che non è la prima volta che fanno feste così stravaganti. L'Isola delle Femmine è di proprietà di una nobile palermitana e questo è un altro elemento di indagine. I festeggiati, che io ho cercato anche di interpellare ma che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, sostengono di aver chiesto l'autorizzazione allo sbarco alla proprietaria dell'isolotto, ma mi spiegavano gli investigatori che anche qualora la proprietaria avesse dato l'autorizzazione, la riserva è gestita dalla LIPU, cioè dalla Lega che si occupa della protezione degli uccelli, che sarebbe l'unico organo titolato a dare l'autorizzazione e che non solo non l'ha mai data, ma non ha nemmeno mai ricevuto una richiesta.
E poi c'è un secondo elemento che non torna. I due organizzatori hanno sostenuto di essere andati a fare un videoclip sulle bellezze dell'isola, ma gli inquirenti obiettano che nei video che girano sui social loro ballano e bevono e non sembra proprio che stiano girando un documentario ambientalistico sulle bellezze di Isola delle Femmine. A maggior tutela degli uccelli dell'Isola delle Femmine, anche il braccio di mare che la separa dalla costa siciliana è vietato alla navigazione. Viene quindi da chiedersi come gli invitati al party ci siano arrivati indisturbati. La festa è iniziata in un club che si trova davanti all'isola, poi con i gommoni, quindi con imbarcazioni private, gli ospiti sono arrivati con tanto di console del DJ, appunto, che peraltro è un DJ molto noto a Palermo, che si chiama, un nome d'arte, Mauriziotto, in realtà si chiama Maurizio Gio ed è peraltro un ex sottufficiale della Guardia Costiera. Quindi tutti festeggiati e ospiti e invitati sono arrivati con imbarcazioni private. E adesso gli organizzatori e gli invitati dovranno fare i conti con le conseguenze della loro pensata. Si tratta di capire se ci siano solo illeciti amministrativi o anche reati, perché il titolare della LIPU locale, che poi il giorno successivo ha fatto un sopralluogo, racconta di aver trovato bottiglie, cicche di sigaretta, anche legna che era stata accatastata probabilmente per fare un falò. Insomma, la festa di compleanno si potrebbe trasformare in un maxi processo per reati ambientali. Ma è più probabile che la vicenda si concluda in modo diverso. La maggiore delle sanzioni potrà essere una multa. Certo, è una vicenda piuttosto sgradevole, una mancanza di cura per l'ambiente che, al di là dell'esito penale o meno, insomma, è piuttosto grave. Per oggi è tutto, grazie a Lara Sirignano, Francesca Basso e Andrea Marinelli e con Giorno per Giorno vi do appuntamento a domani. Giorno per giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Editing di Manuel Iannuzzo. Montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.